Ciao a tutti. Allora, c'era una luce fenomenale e il tempo di prendere le cose da farvi vedere e sedermi sta andando via. Comunque, ci proviamo. Video dei prodotti preferiti food del periodo. Sono tutte cose sane. Una cosa un pochettino meno non meno sana, Non dico meno sana, ma golosa, ecco. Allora, c'è una riscoperta. Vi ricordate che avevo, insomma, da quando li ho scoperti non li ho abbandonati più e sono i crostini della Buitoni, quelli integrali al sesamo. Non li ho trovati, mi è capitato di non trovarli e avevo preso una volta il crostino del Borgo, che è questo con la farina di ceci e l'olio extravergine d'oliva e il rosmarino. La prima volta che li ho provati non mi sono piaciuti, infatti credo che siano in uno dei video dei bocciati. Stavolta mi sono ricreduta, non lo so cosa sia cambiato nei mesi, ma mi piacciono tantissimo, non come gli integrali, però li ho trovati perché erano in offerta questi e gli altri non c'erano, quindi ho preso questi. Erano anche una bella offerta perché questi di solito costano 2,25 euro, li ho presi a 1,80 euro, una cosa del genere. Poi, sempre per quanto riguarda il famoso virgolette del pane, io non ne mangio molto, non lo preferisco, un prodotto che continua ad affermarsi sulla mia tavola sono i salatini integrali della Misura. Sono ottimi. Ne ho parlato già in un video. Ma forse anche più di uno. La confezione è così: sono i salatini integrali più buoni che io, i cracker integrali più buoni che io abbia mai mangiato. Sono sazianti, ricchi di fibre. Poi vabbè, adesso la Misura sta facendo la novità che ha tolto l'olio di palma da ogni dove, ecco. E infatti ho preso anche le fette biscottate, quelle senza zucchero. Ma non lo posso mettere tra i prodotti preferiti, ecco, diciamo così. Meno 70% di grassi saturi rispetto ai crackers più venduti. Comunque, ottimi, ma questi li mangio da 20 anni? No, 20 anni no, 15 sicuro. E altro prodotto che si continua ad esserci è questo della Cereal, è il pane di segale senza lievito, che è in confezioni da 50 grammi. Sì, sono quante confezioni? Sono 500 grammi il pacco totale, non so quante confezioni siano. Comunque sono 10. Ogni confezione ha 100 calorie e questa è approvata anche dalla mia nutrizionista, quindi va benissimo. Io tendenzialmente ci faccio colazione. Però anche per lo spuntino questi sono è veramente ottimo. Ma ne avevo già parlato anche di questo, soltanto che visto che sto facendo i preferiti del periodo, vi dico proprio quali sono, non me li posso inventare. Però ho trovato qualcosa di più buono del pane della Cereal. Purtroppo non l'ho trovato più, mi è capitato una sola volta. È della Fiorentini Bio, questo pane di segale integrale bio in... È finita, ho tenuto la confezione per farvela vedere. È una cosa straordinaria. Purtroppo non l'ho trovato più. Ho provato quello segale e farro, ma credetemi, in bocca è cartone. Già il pane di segale non è un pane che può piacere a tutti perché, insomma, c'è un po' di semini, insomma, non è il classico pane bianco. Però questo è straordinario, veramente straordinario. Mi è dispiaciuto molto non trovarlo più. Poi, tra parentesi, aveva meno calorie di tutti. Vabbè che io le guardo poco, cioè nel senso non è che le guardo poco. No, uguale all'altra, a quello della Cereal. In questo periodo vado matta per le mele rosse. Allora, le mele rosse sono le mie preferite, anche se anche le verdi non mi dispiacciono, ma le rosse proprio, la classica mela di Biancaneve è quella che mi piace di più. Da quando poi ho scoperto il tagliamela dell'IKEA che avevo comprato insieme a quelle
cretinate che prendi all'IKEA per riempire il carrello perché sono tanto tanto carine. Tu lo metti sopra, stai attenta alle dita perché ho visto che molte di voi, ho messo una foto su Instagram e molte di voi la potevo lavare la mela prima di farvela vedere. Comunque, io la mangio rigorosamente con la buccia, anche se purtroppo nella buccia sì, ci sono tante proprietà nutritive, ma ci sono anche tutti i residui di pesticidi che ci possono essere sopra. Lo so, però io senza buccia non la riesco a mangiare, mi dispiace. Diciamo che la mela ha sostituito, tra virgolette, un po' l'arancia, che era una delle cose che mi piacevano di più, anche se la mia frutta preferita penso siano le pesche, penso siano proprio le pesche. Comunque, altra cosa, è un periodo di grande freddo e io quindi viro sempre sulle zuppe, di solito le facevo io, però ho provato una zuppa mista di legumi che si chiama Minestra Fantasia, credo che fosse della Select, e quella l'ho fatta veramente tantissimo. Solo che non ho l'incarto da farvi vedere, però ho preso anche altre zuppe da provare e io di solito le arricchisco quando sono zuppe di legumi o di legumi e cereali, io comunque dentro metto tipo una zucchina, una carota, cioè aggiungo la verdura e faccio piatto unico. Quindi ho della col fiorito questa zuppa primavera che dentro ha i legumi, cioè le lenticchie rosse, i piselli tutti decorticate, un altro tipo di lenticchie, le lenticchie rosse, gli adzuchi rossi e verdi, i fagioli a occhio e dei cereali e orzo perlato. Poi ho preso la zuppa campagnola di farro, dove dentro c'è il farro, i legumi, quindi fagioli, fave, lenticchie scure e piselli e lenticchie chiare. Se si vede. E l'ultima che è questa minestra di riso. Allora, dentro ha cereali, quindi c'ha il riso, il farro e i legumi, ha solo le lenticchie gialle, quindi sono farro, riso e lenticchie gialle. Devo provarle. Le ultime due cose, tre, allora, non pensavo mi potesse piacere così tanto, ma da quando l'ho preso la faccio sempre. E della Yogi ed è la tisana detox. Vi ricordate quando l'avevo presa? Ho pensato, oh cavolo, c'è la cannella. Invece mi piace tantissimo, non lo so perché non mi dà fastidio il sapore della cannella. Davvero mi è molto molto piacevole, almeno una tazza al giorno la bevo, vai in infusione per 5-6 minuti. È buonissima, deliziosa. E un'altra che mi sta piacendo tanto da quando l'ho comprata, ve la faccio vedere, è la tisana linea della Pompadour. Dentro ha mate verde e radice di liquirizia. È davvero buonissima. Il fatto che sappia di liquirizia poi. L'unica cosa, leggevo sui commenti di Instagram alla foto dove la mostravo, che qualcuno mi dice che il mate non fa bene, non so per quale motivo però, perché non c'era scritto, però voglio dire, una tazza una volta ogni tanto non credo che sia un gran problema. Non lo so, se avete notizie a riguardo, dentro c'è menta piperita, verbena e liquirizia. No, ottima, mi è piaciuta tantissimo. Se avete consigli su tisane, datemeli perché mi piacciono. L'ultima è una schifezzuola, che schifezzuola non è, ed è Blossom Honey. Allora, non è nient'altro che miele con le noci. Come potete vedere, ne manca pochissimo perché questo lo centellino e di solito mi piace metterlo nello yogurt greco, quello bianco zero, giusto per arricchirlo, ma è buonissimo. Certo, non è niente di che, eh. Cioè, se avete il miele normale, ci buttate dentro una noce tagliata, fate la stessa cosa, però trovarlo già fatto è delizioso davvero. Vorrei provare a fare
un dolcino con questi dentro, un dei sacchetti, non lo so, lo devo togliere da mezzo in qualche modo. Sto cercando di ignorarlo. Bene, questo è quanto per i prodotti preferiti food. Se riesco faccio anche i prodotti preferiti beauty. Vedo che oggi è un pomeriggio abbastanza tranquillo e quindi vediamo se riesco a fare anche questo. Per suggerimenti, consigli e domande, lasciatemi un commento. Vi saluto, al prossimo video, ciao!